quante volte sfogliando i libri di storia o ascoltando magari qualche lezione di storia nell'università, ma anche attraverso i media, così come anche su YouTube, scopriamo delle curiosità, qualcosa che non ci sarebbe mai venuto in mente, qualcosa di impensato e che pure è reale, è in alcuni casi drammaticamente reale, in altri casi incredibilmente curioso e singolare. Ebbene, oggi puntata particolare del canale Noir Italiano in collaborazione con Racconti di Storia, parliamo di curiosità storiche, 5 curiosità che forse voi non conoscevate. Numero 1. Avete mai sentito parlare dell'ingegner Vittorio Cuniberti? Tranne gli esperti di storia navale, molto probabilmente è un nome che passa sotto silenzio. Eppure a questo ingegnere italiano vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento dobbiamo una autentica rivoluzione del modo di condurre la guerra sui mari. Vittorio Cuniberti era un uomo estremamente geniale, un uomo che aveva avuto delle intuizioni decisamente felici nella realizzazione di nuove costruzioni per quello che riguardava la cantieristica navale in stampo militare di fine Ottocento. Era il periodo in cui le navi in legno e le navi a vapore ormai andavano verso la fine della propria lunga esistenza e si affermavano sempre di più le navi cosiddette corazzate. Ebbene, Vittorio Cuniberti, nel Regno d'Italia, che ormai aveva ben pochi anni di vita, aveva una trentina d'anni di vita sulle spalle dopo la presa di Roma con la breccia di Porta Pia, teorizza una nave completamente nuova, una nave che verrà chiamata All Main Guns, cioè tutti i cannoni principali. È una nave che non si è mai vista prima, una nave veloce, armata tutta con cannoni dello stesso calibro, mentre fino a quel momento le navi si differenziavano tra di loro sì per il dislocamento, ma avevano un'estrema eterogeneità di armi a bordo. Bene, Cuniberti pensa che il futuro sia appunto dovuto da una buona corazzatura, una buona velocità e armi dello stesso calibro. Diventerà la cosiddetta corazzata monocalibro. Il problema è che in Italia non ci sono i fondi per sperimentare e per costruire. L'Italia ha comunque fame di un posto al sole, vuole affermarsi come potenza emergente in Europa, soprattutto nello scacchiere del Mediterraneo, ma i fondi sono un po' quello che sono. Vittorio Cuniberti negli anni teorizza e soprattutto disegna e costruisce navi molto innovative, ma deve aspettare il 1903 per avere l'assenso a poter pubblicare su una rivista conosciutissima nell'ambiente, il James Fighting Ship, in lingua ovviamente inglese, il suo progetto, il progetto di quella nave da battaglia moderna. L'articolo, che è intitolato An Ideal Battleship for the British Navy, genera un profondo dibattito a Londra, mentre a Roma passa quasi sotto silenzio. L'articolo esce nel 1903, 2 anni dopo il mondo resta stupito dall'ingresso in servizio della HMS Dreadnought, la prima nave da battaglia al mondo monocalibro. Si dice che sia stata direttamente disegnata da Vittorio Cuniberti. Una diceria che non ha riscontri pratici, anche perché lo stesso Cuniberti, pur avendo avuto autorizzazione alla pubblicazione scientifica, si deve ben guardare dal collaborare con una potenza straniera come la Gran Bretagna. Fatto sta che da quel momento in avanti tutte le navi precedentemente costruite diventano obsolete. Winston Churchill le definirà le navi da 5 minuti. Perché secondo lui, in confronto alla nuova nata e a quelle che arriveranno subito dopo di lei, le vecchie navi policalibro sono destinate a durare in battaglia non più di 5 minuti. Vittorio Cuniberti continuerà la sua opera di ricerca, costruirà altre navi anche per la Regia Marina, il progetto della prima nave monocalibro della Regia Marina, la Dante Alighieri, sarà suo, e suo sarà anche il progetto delle similari corazzate per la Marina Imperiale Russa della classe Gangut. Morirà però senza vedere all'opera le sue navi, morirà il 19 dicembre 1913, vale a dire un anno e mezzo prima dello scoppio della Grande Guerra, che vedrà nella battaglia dello Jutland l'affermazione della sua idea. 2. Quanti di voi sono stati al cinema di recente e hanno visto
il film The Kingsman: Le origini. Non vi sarà sfuggito che lo stesso attore interpreta tre ruoli. Parlo dell'attore che interpreta il ruolo di Giorgio V del Regno Unito, Guglielmo II di Germania e Nicolai II, zar di tutte le Russie. La scusa è che i tre erano cugini. È vero, effettivamente tutti e tre facevano parte di un ceppo di sangue piuttosto definito. Ma in particolar modo, se noi oggi osserviamo le fotografie scattate all'epoca di Giorgio V del Regno Unito e di Nicolai II, zar di tutte le Russie, sembrano gemelli, stesso sangue, stesso volto, stessi tratti somatici, ma non erano né tratti somatici inglesi, né russi, né tantomeno tedeschi, nonostante entrambi provenissero da una casa regnante di origine appunto tedesca. Quel sangue dominante è sangue danese, è il sangue delle due principesse sorelle, la principessa Alessandra e la principessa Dagmar di Danimarca. Entrambe, parecchi anni prima, avevano sposato i regnanti, una Alessandra del Regno Unito e l'altra Dagmar dell'impero russo, l'impero zarista. Avevano generato gli eredi al trono, che poi erano arrivati al trono, e in quel momento era emerso il sangue danese. Era quello il motivo per cui, osservando i volti adulti del re imperatore del Regno Unito e dello zar di tutte le Russie, sembrava di assistere davanti a una situazione di gemelli monozigoti, veramente qualcosa di incredibile, quasi da poter adombrare la possibilità di uno scambio di persona. Così non è stato. C'è da dire anche un'altra cosa, che in quel periodo la casa regnante di Danimarca, che era comunque una casa di derivazione tedesca, dava parecchi regnanti in giro per l'Europa. Pensiamo anche al primo re di Grecia, che proveniva esattamente dalla stessa casa. Era il fratello maggiore tanto di Alessandra quanto di Dagmar di Danimarca. Da lì poi nasceranno altri rami della nobiltà europea. Se pensiamo poi che il consorte della regina Elisabetta, il principe Filippo, che è morto un anno fa, proveniva proprio dalla casa regnante di Grecia. È stato quasi un ritorno a casa quel matrimonio. Non proprio tra consanguinei, ma poco ci è mancato. 3. Quest'anno ricorrono i 60 anni del debutto cinematografico della saga di James Bond e sono anche 69 anni dall'uscita nelle librerie del primo romanzo dello scrittore Ian Fleming, Casino Royale. Tutti quanti penso abbiate visto al cinema ormai 16 anni fa il film con Daniel Craig, che è il reboot della saga, la ripartenza, proprio Casino Royale. Film che è basato sul romanzo, pur con delle licenze per adattarlo ai tempi moderni e anche per quello che riguarda geograficamente alle necessità di copione. Ma quella partita a carte, che nel film è un Texas Hold'em Poker, ma nel libro è un baccarat, Ian Fleming l'aveva giocata davvero. L'aveva giocata nella primavera del 1940, quando era assistente dell'attaché navale britannico all'ambasciata di Lisbona. Lisbona, capitale del Portogallo, in quel periodo era un porto franco, la capitale di un paese neutrale nella guerra che era scoppiata circa 6 mesi prima con il bombardamento di Danzica e l'invasione nazista della Polonia. Ebbene, Ian Fleming quella partita l'aveva davvero giocata, la partita che James Bond, il suo James Bond, gioca contro il sinistro Le Chiffre. Lui l'aveva giocata davvero, ma non contro un banchiere o un tenutario di bordelli gestiti dallo spionaggio russo all'interno della Francia, come è nel libro, o contro il banchiere del terrorismo, così come è raccontato nel film. No, l'aveva giocata contro un paio di ufficiali tedeschi presenti anche loro a Lisbona, in un casinò della capitale lusitana. E quella partita che James Bond vince all'ultimo, dopo aver rischiato di perdere e anche di morire, Ian Fleming invece l'ha persa andando all-in all'ultima mano, pensando di riuscire a vincere con un bluff. Gli andò male, ma da quella partita a baccarat persa all'ultima mano, Fleming avrebbe tratto l'idea vincente, quella di creare il personaggio della spia più famosa del mondo, la spia iconica, la spia con un superiore identificato da una lettera M. Ebbene, anche questa lettera ha un fondo di verità, perché l'MI6 o il Secret Intelligence Service, come preferite chiamarlo, cioè il servizio
segreto estero inglese, è stato fondato nel 1909, quindi poco più di 30 anni prima rispetto a quella famosa partita a Baccarat. E il primo suo direttore fu un ufficiale nobile, Sir George Mansfield Smith Cunning. E proprio dall'iniziale del primo cognome Mansfield, Ian Fleming trasse la lettera M per identificare il capo. Ma nella realtà il capo, il direttore del SIS è sì identificato nella lettera, ma non la M, la C di Cunning, il secondo cognome di quell'ufficiale che fu il primo direttore del Secret Intelligence Service. E quella iniziale C viene utilizzata ancora oggi da ogni direttore che si succede sulla poltrona di Vauxhall Bridge, quel enorme edificio a piramide che anche questo abbiamo visto in più di un film di James Bond. 4. Se vi dico Irving Magic Johnson, penso che tutti quanti conosciate, se non il suo palmarès sportivo, quantomeno la sua vicenda di lotta contro l'AIDS. Il grande campione dei Los Angeles Lakers che dichiara la propria positività al virus, lo combatte e riesce a vincere. D'altronde oggi Irving Magic Johnson è ancora vivo, deve sottoporsi sempre dei controlli, deve seguire un preciso stile di vita, ma è vivo, può tranquillamente vivere la sua vita. È uno dei sopravvissuti alla grande pandemia da AIDS e proprio la sua figura ha promosso un cambio nei regolamenti del gioco della pallacanestro. Da quando è stata denunciata la sua positività, la Federazione Internazionale ha stabilito che un giocatore che perde sangue in seguito a una ferita in qualsiasi parte del corpo non può rimanere in campo, deve uscire e tamponare la ferita. Solo una volta che è stato medicato e che non sanguina più può rientrare in campo. Questa regola, chiamata appunto regola Magic Johnson, non valeva in precedenza e abbiamo tanti esempi di giocatori feriti che sono rimasti in campo e hanno concluso la partita. Uno di questi, Gary Baron Schull, è passato alla storia nella città di Bologna per aver vinto un derby, si dice quasi da solo, ma sicuramente un derby vinto con la sua canotta di gioco inondata di sangue. Siamo all'inizio degli anni 70, Bologna è una città bella, universitaria, con tante attrazioni. Una delle grandi attrazioni è il derby di pallacanestro. Gli anni precedenti la Virtus, le Lunere, il club storico più vincente della città felsinea, si scontrava soprattutto con il Gira, una espressione di una polisportiva dedicata a Costante Girardengo. Ma verso la fine degli anni 60 si afferma un nuovo club, la Fortitudo, e nasce quella grande rivalità che andrà avanti per tanti, tanti anni tra le Vunere e la F Scudata. Il derby è sentitissimo, il derby si gioca già parecchi giorni se non settimane prima della partita nei bar della città, nelle aule universitarie, nelle aule scolastiche, anche in famiglia. È un derby che divide ma che alla fine riunisce tutta la città. Ebbene, in un derby Gary Schull, questo gigante di 2,03 metri con sangue cerocchi nelle vene, giocatore molto molto sanguigno per modo di essere, per modo di esprimersi e quindi idolo dei suoi tifosi, si trasforma in una belva inarrestabile. Segna sotto canestro, prende un sacco di rimbalzi, recupera palloni. Si arriva al punto in cui l'allora allenatore delle Vunere, Nello Paratore, non ne può più. Non riesce più a capire come limitare quel gigante americano che sta portando la Fortitudo a vincere un derby dopo tempo immemore. Finora la Virtus li aveva vinti tutti. Durante un time out in panchina, Nello Paratore guarda i suoi giocatori, si rivolge a uno di loro. È un ragazzo che è arrivato dal Veneto per studiare e per giocare. Si chiama Giorgio Buzzalo. Dice: Giorgio, pensaci tu, fermalo, non voglio sapere come, fermalo. Detto fatto, rientro al time out, si torna in campo, si ricomincia a giocare. Alla prima occasione utile, Giorgio Buzzato ferma Gary Schull. E come? Con un diretto degno del miglior pugile al sopracciglio del giocatore americano. Sopracciglio che si rompe, sangue a fiotti. Gli arbitri vedono tutto, espellono Giorgio Buzzavo dal campo, perché chiaramente la box è un altro sport rispetto alla pallacanestro. Ma Schull può restare in campo perché non c'è ancora la regola Magic. Resta in campo e trascina la Fortitudo alla vittoria. Alla fine i suoi tifosi lo caricano sulle proprie spalle e lo portano in trionfo. Esiste una foto bellissima di lui gongolante, esultante, con questa canotta con lo sponsor Eldorado completamente insanguinato.
finisce lì. No, non finisce proprio lì la nostra storia, perché Giorgio Buzzavo passa i giorni successivi tappato in casa non perché sia malato, ma perché i tifosi della Virtus non gli hanno perdonato la sconfitta nel derby e vorrebbero fargliela pagare. Lo stesso i tifosi della Fortitudo, perché quel pugno riservato al loro idolo, che ha terminato la partita con il sopracciglio e continuava a sputare sangue, non può restare impunito. Dopo giorni di reclusione forzata, Giorgio Buzzavo ha un'idea. Telefona in sede societaria alla Fortitudo, chiede il numero di casa di Gary Schull, gli telefona e gli propone una passeggiata sotto i portici assieme per riconciliarsi. Sarà un episodio decisamente curioso, un episodio di riappacificazione e di fraternanza in una città che è da sempre simbolo di accoglienza, di capacità anche di sorridere, e che si spacca in due solo per questo particolare campanilismo che però a volte gli atleti ci insegnano può essere anche messo da parte con una semplice passeggiata amichevole sotto i portici. 5. Chissà quanti di voi avranno letto le spy story, ma soprattutto i thriller dei maestri inglesi e americani del genere. Uno di questi, Frederick Forsyth, un passato da giornalista e 50 anni sulla breccia come scrittore, uno di questi, appunto, Forsyth, ha scritto a metà anni 70 un libro chiamato I mastini della guerra, in inglese The Dog of War, basandosi su una citazione shakespeariana. In questo libro Forsyth narra della volontà di un gruppo economico inglese di accaparrarsi le risorse naturali, nel caso si tratta di platino, di un piccolo stato africano da poco indipendente. E per riuscirci, questi potenti inglesi organizzano un colpo di stato affidandosi a dei mercenari per spodestare il tiranno locale e rimpiazzarlo con un personaggio più malleabile, disposto al dialogo. I più attenti lettori di I mastini della guerra avranno riconosciuto lo stato fittizio chiamato Zangaro nel libro come uno stato effettivamente esistente, basta avere qualche nozione di storia e geografia coloniale. Si tratta della Guinea Equatoriale, uno stato che si affaccia sul Golfo di Bonny, ex Golfo del Biafra, e che si compone di una parte continentale, l'enclave di Bata, e un arcipelago. Quindi è solo una storia? È solo un romanzo? Lo è fino al 2004, alla primavera del 2004, quando all'aeroporto di Harare, nello Zimbabwe, avviene un fermo. Il fermo di un aereo che dovrebbe trasportare delle forniture mediche e dei materiali umanitari proprio nella Guinea Equatoriale, ma che in realtà è carico di armi e di mercenari che dovevano compiere un colpo di Stato esattamente secondo lo schema stabilito nel libro I mastini della guerra. Certo, è stato cambiato qualcosa, i mercenari non sono partiti dall'Europa come nel libro, ma sono partiti dal Sudafrica. Non hanno deciso di viaggiare in nave, ma con un aereo. Però il piano è praticamente lo stesso. E non solo, i mandanti sono sempre inglesi. Tra l'altro, uno di questi mandanti ha un nome eccellente. Si tratta di Mark Thatcher, il figlio della Lady di Ferro. È uno scandalo terribile quando si scopre l'esistenza di questo colpo di stato ordito da Thatcher e da alcuni suoi sodali, tutti grandi uomini della finanza, per spodestare il dittatore della Guinea Equatoriale e impadronirsi delle ricchezze, che non sono in questo caso il platino, ma sono enormi giacimenti di petrolio scoperti da poco. Il piano salta perché all'ultimo momento, da quello che si viene a sapere, Robert Mugabe, il dittatore dello Zimbabwe in cui l'aereo deve far scalo prima di dirigersi verso la Guinea Equatoriale, cambia idea. Si dice che sia stato corrotto con una fornitura di petrolio garantita dalla Guinea Equatoriale. Com'è come non è, il carico dei mercenari non arriva mai a destinazione, anzi i mercenari finiscono tutti in cella e tutti a processo, si salvano da eventuali pene capitali, ma tutti quanti sono condannati a diversi anni di reclusione. Il figlio della Thatcher è nell'occhio del ciclone. Anche lui per un periodo si vedrà ritirare il passaporto e sarà un bello scandalo per la famiglia Thatcher, la famiglia che per tanti anni aveva guidato la Gran Bretagna. La cosa curiosa è che, forse perché il colpo di Stato non è mai giunto a buon fine, nessuno tra
questi improvvisati bastini della guerra, ha mai pensato di versare un singolo penny di royalty a Frederick Forsyth, che alla fine ha ricevuto la notizia di questo colpo di stato con un sorriso, quasi a dire: ho fornito l'idea, ho fornito il piano, va bene, è andata male, forse avrebbero fatto meglio ad assumermi come consulente e a darmi qualche soldo per arrivare al risultato che avrebbero voluto raggiungere.